Signore Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il sabato 9 aprile. Tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto, perché io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che hai fatto di tutti i rinati in Cristo la stirpe eletta, il sacerdozio regale, donaci il desiderio e la forza di compiere ciò che comandi, perché il tuo popolo, chiamato alla vita eterna, sia concorde nella fede e nelle opere, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio, ecco io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li condurrò nella loro terra. Farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abominio e con tutte le loro iniquità. Li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato, li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà un unico pastore per tutti. Seguiranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli per sempre. Il mio servo Davide sarà loro re per sempre. Farò con loro un'alleanza di pace, sarà un'alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore che santifica Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. Parola di Dio. Il Signore ci custodisse come un pastore il suo gregge. Ascoltate, gente, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane, dite che ha disperso Israele, lo raduna e lo custodisse come un pastore il suo gregge, perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani del più di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore. La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Lode e onore a te, Signore Gesù. Liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore, e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, ossia la resurrezione di Lazzaro, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.
Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era vicino alla Pasqua dei giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano tra loro: che ve ne pare, non verrà la festa? Parola del Signore. O Padre, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questo sacramento di salvezza fa che entriamo in comunione con la tua vita divina. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Abbi pietà, o Padre, della tua Chiesa in preghiera. Guarda con amore i figli che volgono a te i loro cuori e non permettere che siano schiavi del peccato né oppressi dalle avversità, quanti hai redento con la morte del tuo Figlio unigenito, e di vivere regna nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo, discenda su di voi. E con voi rimanga sempre. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.